Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 21 marzo, è San Serapione. Oggi si celebra come sempre la giornata contro le mafie. Dal 1996, ogni anno, il primo giorno di primavera. Viene così celebrata questa importante ricorrenza in ricordo delle vittime innocenti della mafia. L'origine della giornata è legata a una storia particolare. Quando venne celebrato il primo anniversario della strage di Capaci, tra le tante personalità politiche e dell'amministrazione presenti, c'era anche Don Ciotti. A lui si avvicinò una donna che gli disse di essere la mamma di Antonino Montinaro, uno dei ragazzi della scorta di Giovanni Falcone, morto anche lui come gli altri. La donna quindi chiese a Don Ciotti: "Perché il nome di mio figlio non lo dicono mai? È morto come gli altri." La madre di Antonino fece così una sorta di appello per ricordare non solo i morti famosi, ma anche tutti i ragazzi della scorta e tutti coloro che sono morti innocentemente durante la lotta alla mafia. Il 21 marzo, celebrato così dal 1996, ma dal 2017, la data è stata anche istituzionalizzata per legge dal Parlamento italiano, diventando la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Oggi è anche la giornata mondiale della sindrome di Down, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 2006. Ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sindrome di Down, incoraggiare la ricerca scientifica e promuovere l'integrazione sociale delle persone con questa sindrome. Inoltre mira a stimolare l'adozione di politiche e programmi che promuovono l'inclusione e il benessere delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.